Buongiorno ragazzi, benvenuti a questo secondo appuntamento del ripasso dei passi d'orchestra più chiesti nelle audizioni, quelli che studiamo anche a scuola e che in questo momento dobbiamo ripassare e studiare a casa e fissare. Abbiamo detto che oggi parleremo, in questa seconda puntata del Tempus Viri, del minuetto della prima sinfonia di Beethoven. Ok, prima volevo riagganciarmi al discorso della lezione scorsa, la numero 1, in cui abbiamo parlato del secondo movimento. Forse ho dato un po' per scontato alcune cose, ma volevo farvi notare come nel secondo intervento, quello dove ci sono gli sbalzi di dinamica, Beethoven lì rompa il ritmo di tre e vada dentro al ritmo e lo rompa con degli accenti che sono fuori posto, no? Infatti il forte capita sempre nel tre. Nel movimento 3. Pam 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 pam
Ok, questa è una cosa, una caratteristica che troveremo anche nelle sinfonie successive, ovviamente. Poi un'altra caratteristica importante di Beethoven, quando vuole il piano subito, forte subito, è piano subito, non è diminuendo, e forte subito non è crescendo, ma sono due livelli differenti. Bene, passiamo a parlare del minuetto, che non ha più le caratteristiche del minuetto, che come sapete era una danza che viene ancora dal tempo del Rinascimento, che dopo è entrata nelle sinfonie, nel classicismo, anche con Haydn, con Mozart, la troviamo ancora ben caratterizzata in Schubert, no? Una danza cortese, di corte. Ecco, qua in questo minuetto della prima di Beethoven non ci sono quasi più le caratteristiche del minuetto classico, le caratteristiche della danza. Difatti, dalla seconda sinfonia si chiameranno scherzi, scherzo. E sulla velocità di esecuzione, lì lascio a voi, ci sono tutte le versioni delle sinfonie di Beethoven, ce ne sono tantissime. Anch'io le ho registrate con il grande maestro Peter Mag, con l'orchestra di Padova. Peter Mag è il maestro di San Gallo, svizzero, che era assistente del grande Furtwängler. E lui l'ho prese abbastanza veloce, anche se non amava i tempi spinti. Comunque potete trovarlo a tutte le velocità e praticarlo a tutte le velocità. Vediamo un po' cosa succede allora. Il mio maestro David Searcy, timpanista della Scala, diceva di studiarlo con la mano che porta, che conduce, ok? Di studiare prima la struttura, lo scheletro. Sono come li usiamo noi, però si può fare anche alla tedesca, viene anche bene di destra. Ok, alla tedesca non dobbiamo neanche fare quell'incrocio che dobbiamo fare alla fine noi. Dobbiamo fare per forza. Due cose importanti, tre anzi. Intanto mobilità del busto, delle braccia, bisogna essere veloci a passare da un timpano all'altro. Poi consiglio in questi passi di non svolazzare troppo, ma di stare ben giù, okay? Paralleli, com'è la linea che vediamo scritta nella partitura. Poi qui c'è fortissimo, ok? Prima comincia forte, poi qui c'è fortissimo. Se non lo fate, alle audizioni
fuori, come diceva il mio maestro. Ok, si può fare anche di sinistra che conduce. Viene anche meglio, non c'è l'incrocio. Ok, poi c'è un passo di transizione. Dopo 7 battute, piano. Sto facendo un po' più lento perché così si capiscono meglio i movimenti. Qui si può anche fare un po'... Siamo forse a 4,38 oggi, siamo un po' bassi, non so. È la 4,38 era il diapason di Beethoven, dell'epoca classica. Sì, questo qua, in questo passo di transizione si può anche fare un po' di timpanismo barocco. Passo successivo, nel finale, nel trio, ok? Nella parte di tradizione la terza battuta è un colpo singolo, ok? Potete trovare anche delle versioni dove c'è la sestina completa, però in genere si fa il colpo singolo, vi spiego. Completa. Ok, attenzione al finale, che lo sforzato è sul 2, ok? Pam pa, pam pa, pam pam pam. Nell'ultima battuta ci rimettiamo in sesto. È la penultima, ok? Quindi non deve essere triangolare, sferico triangolare, così, pam 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 pam, ok? Non deve essere pam 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 pam, non deve essere questo, ma deve essere qua, questo. Ok, sono stato chiaro? Va bene. A proposito dei movimenti del busto, bisogna essere sempre in anticipo quando ci si sposta, mai a rimorchio. Sempre in anticipo con la testa e con il corpo. Ok, volete che lo facciamo lento come abbiamo fatto l'altra volta? Per ripassare e fissare. Ok, e il trio, anzi facciamo il passaggio. Nel prossimo incontro parleremo dei concerti di Beethoven dove ci sono dei passi molto importanti. Nel terzo concerto per pianoforte e orchestra ci sono dei soli con il timpano. Nel quinto, detto l'imperatore, c'è anche un bellissimo solo insieme col pianista. E il concerto per violino e orchestra
dove comincia il timpano da solo. Il concerto per violino ha anche una versione scritta originale da Beethoven per pianoforte, in cui c'è una cadenza originale di Beethoven per pianoforte e timpani. È molto divertente da fare, a me è capitato di suonarla un paio di volte, e è un duetto col pianista. Se siete bravi, alla fine il direttore vi farà anche alzare i piedi. Va bene, alla prossima puntata, la numero 3, i concerti di Beethoven. Buono studio. Ciao ragazzi.